Mirabella e Clano tra le tappe del G7 dell'Interno 2024, due mesi fa la candidatura, oggi la notizia ufficiale, il 2, il 3 e il 4 ottobre l'Irpinia vetrina internazionale con il ministro Piantedosi e i leader principali delle democrazie industrializzate. La sede centrale è Villa Orsini, ma saranno coinvolte tante strutture ricettive, previsti incontri anche nel sito archeologico, 220 posti letto a disposizione, 100 giornalisti da tutto il mondo già accreditati sulle tavole dei grandi della politica, i piatti e i vini della tradizione irpina. La soddisfazione del sindaco di Mirabella e Clano, Giancarlo Ruggero, che spiega come si procederà per mettere in moto la macchina organizzativa. Un evento senza precedenti per cui si sta già lavorando da mesi. Dal primo dell'anno del 2024 l'Italia assumerà la presidenza del G7 e il ministro Piantedosi, irpino, ha voluto dare ampia visibilità alla sua Irpinia e alle aree interne. Noi abbiamo avuto già due incontri da parte di questa commissione che è venuta qui a Mirabella e Clano, ce ne sarà un'altra, credo, intorno al 10 gennaio qui a Mirabella e Clano, dopodiché ci sarà, diciamo, l'ufficialità dell'evento, ma ovviamente siamo al 99,9% e credo che la scelta ormai sia stata fatta. Quindi la commissione ha valutato sia le strutture private che pubbliche, abbiamo anche circa 220 posti letto che dovremmo mettere a disposizione di questa grande organizzazione. Basti pensare che ci saranno soltanto di giornalisti, si parla di circa 100 giornalisti di tutto il mondo accreditati a questo evento. Ovvio che daremo molto risalto all'enogastronomia locale, ovviamente qui i grandi della terra non verranno a mangiare come dire aragoste, ma daremo la minestra maritata, i cicatielli, la polenta, tutte queste specialità come dire irpine. La sede centrale dovrebbe essere Villa Orsini, saranno interessate tutte le strutture presenti sul territorio perché all'atere delle riunioni dei ministri ci saranno altre riunioni, quindi ci sarà la necessità di allocare queste riunioni in altre zone, ma stiamo vedendo anche di creare qualche riunione all'interno del centro storico di Mirabella e Clano, dove abbiamo una chiesa, la chiesa di San Bernardino, bellissima, abbiamo il museo di arte sacra, dove all'interno vi è un'area per effettuare questi incontri.